La mattina di sabato 11 marzo 1944, Odoardo Focherini esce di casa, saluta Maria e i bimbi e si reca all'ospedale di Carpi per consegnare a Enrico Donati, ebreo perseguitato, i documenti falsi per la fuga in Svizzera. Dopo aver effettuato con successo la consegna, viene prelevato dal reggente del fascio di Carpi e portato in questura a Modena, dove lui stesso ci dice che non viene minimamente considerato per 48 ore. Il 13 marzo viene poi condotto a Bologna, nel carcere di San Giovanni in Monte, sotto l'egida del comando nazista. Il motivo dell'arresto non è esplicitato nel registro di immatricolazione, ma documenti dell'epoca e successivi ci fanno pensare che sia stato arrestato per il suo ruolo di amministratore dell'Avvenire d'Italia. Subito si attiva per comunicare con l'esterno e avvertire della sua sorte la famiglia e i colleghi del giornale. In particolare il fidato collaboratore Umberto Sacchetti invia in questo modo un corpus di 166 fra lettere e biglietti, per lo più clandestini, che rimangono a noi come traccia preziosa del suo cammino verso il martirio. Viene interrogato due volte. Di questo confronto con i suoi carcerieri scrive: «Nulla che mi riguardi, eppur non dimentico lo spirito anticattolico del tono e di certe domande dovute alla mia attività all'Azione Cattolica». Odoardo trascorre a Bologna quasi 4 mesi, durante i quali le sue attenzioni e preoccupazioni sono sempre le stesse: dare direttive all'amico Sacchetti per il funzionamento del giornale, cercare appoggi per un suo rapido rilascio, rassicurare i genitori, infatti, e i familiari, in particolare la Maria, del suo stato di salute e della sua tranquillità e fiducia. Nelle lettere Odoardo chiede di pregare per lui e propone a Maria di offrire quanto stanno soffrendo per ricevere in cambio tante grazie ai suoi figli. Accettiamo anche questo con la stessa cristiana rassegnazione con la quale abbiamo accettato il passato. A te il gran carico dei bimbi in un'ora difficile e dura. A me quello del pensiero di tutti voi e dell'impossibilità a fare qualcosa oltre a pregare e ad offrire sofferenza, dell'ansia e dell'angoscia. Per te e voi tutti che in ogni ora della giornata mi siete più che vicini. Se il Signore vorrà o permetterà un prolungamento o un aggravamento, fiat voluntas Dei, Mariolina. E con immutata certezza che tutto dobbiamo donare con generosità. Accettiamo con animo il più sereno possibile la croce. Se verrà, più pesante e avanti. Lettera del 13 luglio. Il 31 maggio, Odoardo riceve la visita del fratello di Maria, Bruno Marchesi, che gli domanda se abbia avuto dei ripensamenti rispetto a quanto operato. A lui Odoardo rivela: se tu avessi visto come ho visto io in questo carcere cosa fanno patire agli ebrei, non rimpiangeresti se non di non aver fatto abbastanza per loro, se non di non averne salvati in numero maggiore. Non è pentito dunque Odoardo, anzi conferma anche nella prigionia e nella sofferenza la sua coerente sequela in Cristo. Il 5 luglio Focherini viene trasferito a campo di concentramento di Fossoli nei pressi di Carpi. Si tratta di un riavvicinamento a casa, ma anche della prima tappa verso la deportazione in Germania. A Fossoli Odoardo, grazie ai suoi contatti e alla vicinanza ai familiari, si prodiga per portare sollievo materiale agli altri deportati, facendosi spedire pacchi di viveri e distribuendoli a chi non può riceverli. Cerca di mantenere spazi di preghiera, recitando il rosario o meditando il Vangelo insieme ad altri prigionieri. Soprattutto, infonde a tanti compagni di sventura il suo sorriso e la sua confortante fiducia in una soluzione positiva della loro vicenda. Lui, padre separato dai suoi figli, trova una nuova misura di paternità nei confronti di altri prigionieri. In particolare, adotta un partigiano 17enne, bolognese. Si chiama Franco Varini, il quale così lo ricorda. Era un personaggio particolare, colpivano la sua umanità, la sua intelligenza e il grande fervore religioso che esprimeva in ogni gesto o parola, senza però imporci la sua fede. Era allegro, gioviale e con me addirittura tenero. A volte, quando mi vedeva troppo serio o mi immaginava tormentato da tristi pensieri, mi rincuorava. A pochi giorni dal suo arrivo al campo, il 12 luglio, accade un episodio tragico, la fucilazione per rappresaglia di 67 deportati. Fra questi sarebbe annoverato anche l'ufficiale alpino Teresio Olivelli, esponente cattolico della resistenza lombarda, che però riesce a sfuggire alla morte e a nascondersi nella scuderia del campo,
Per settimane Focherini lo sfamerà di nascosto fino alla propria partenza per il lager di Bolzano. Là, purtroppo, Edoardo troverà di nuovo Teresio, scoperto e picchiato selvaggiamente, e insieme compiranno il viaggio verso la morte in Germania. A Bolzano, nel lager di Grais, Edoardo arriva il 5 agosto 1944. Si tratta di un campo di lavoro nel quale le condizioni dei deportati sono decisamente peggiori rispetto a Fossoli. Bastonate e soprusi sono all'ordine del giorno. Si svolgono lavori coatti e pesanti. Si respira già aria di Germania. Edoardo continua a inviare lettere a casa per sostenere la moglie e farla progressivamente entrare nella misteriosa volontà di Dio. Senz'altro ha già il presentimento di ciò che gli potrà accadere, ma non lo fa pesare a Maria, anzi la riempie di espressioni affettuose, di ricordi comuni, rivive con lei momenti splendidi e anche qualche nuvola del matrimonio. Le gioie della maternità, descrive i luoghi di montagna che tante volte li hanno visti felici insieme. Anche nelle dure giornate di Bolzano, Focherini continua l'opera di assistenza e conforto ai compagni e si alimenta della parola di Dio. Scrive a Maria: «Oggi, al nostro Vangelo, si è commentato il finale «Curate prima il regno di Dio e la sua giustizia». E il commentatore l'ha indirizzato a me e alla mia posizione di fronte a te e ai piccoli. E il discorso mi ha fatto bene, mi ha dato nuova lena per l'attesa, nuova fede per il domani, nuova fiducia per la vostra incolumità, nuova certezza per l'avvenire. Mariolina mia, avanti e coraggio, che il Signore non ci abbandona anche se ci prova, anzi, più uniti e più vicini, continuiamo fidenti». Lettera del 3 settembre. Il 5 settembre Edoardo, insieme a Olivelli e al giovane Varini, parte per la Germania sui carri bestiame, fino a Flossenburg e a Hersbruck, ultima tappa del suo cammino terreno. Edoardo diventa il numero 21.518 e la sua vita d'ora in poi è ritmata dagli appelli all'aperto, dai comandi urlati in tedesco delle SS, dal pesante lavoro di terrazziere, dai soprusi e dalle vessazioni quotidiane, dallo scarso riposo e dal cibo insufficiente. Eppure, a quel poco cibo probabilmente rinuncia per procurarsi due lettere che l'amico Teresio scrive in tedesco per lui a Maria, per darle ancora una prova della sua esistenza di vita. Sono le ultime testimonianze scritte di Edoardo. A causa di un'infezione alla gamba e al piede sinistro, Edoardo si ammala e viene portato nell'infermeria del campo di Hersbruck, un luogo di dolore dove non si va per essere curati, ma per essere lasciati a morire. Qui Focherini trascorre l'ultimo mese di vita, confortato almeno dalla presenza amica di Olivelli, che raccoglie dalla viva voce del compagno di prigionia il suo testamento spirituale. Edoardo muore a soli 37 anni, nei giorni vicini al Natale del 1944. Sul registro dei prigionieri del campo, a fianco del suo nome, viene segnata una croce e la data del 27 dicembre. Testamento spirituale di Edoardo Focherini. I miei figli, voglio vederli prima. Tuttavia accetta, o Signore, anche questo sacrificio e custodiscili tu, insieme a mia moglie, ai miei genitori e a tutti i miei cari. Dichiaro di morire nella più pura fede cattolica, apostolica romana e nella piena sottomissione alla volontà di Dio, offrendo la mia vita in olocausto per la mia diocesi, per l'azione cattolica, per l'avvenire d'Italia e per il ritorno della pace nel mondo. Vi prego, riferire a mia moglie che le sono sempre rimasto fedele, l'ho sempre pensata e sempre intensamente amata.